Uomini e donne, Sabrina Ghio, la dolce dedica di Nicolò Fabbri. Sabrina Ghio di Uomini e donne, il romantico gesto di Nicolò Fabbri. Giovedì scorso è stata registrata una nuova puntata di Uomini e donne, e le polemiche si sono sprecate. Cosa è successo stavolta? È arrivata una segnalazione su Nicolò Fabbri. Difatti, quest'ultimo è stato sorpreso in un locale in compagnia di una ragazza. In quella occasione, il giovane corteggiatore di Sabrina Ghio è stato avvistato mentre era impegnato a imboccare una ragazza. Successivamente è scoppiato un vero e proprio caos in studio, tanto che la stessa Maria De Filippi ha faticato a riportare l'ordine. Finita qua? Nemmeno per idea, perché Nicolò ha poi ammesso di essere stato protagonista di quell'episodio, chiedendole scusa. Tuttavia la ex allieva di Amici di Maria De Filippi non ha voluto sentire ragione, dichiarando di essere furiosa. I due riusciranno a chiarirsi? Chissà, intanto nelle ultime ore, come segnalato dal blog ilnicolodellenefs.it, Nicolò ha pubblicato un video sul noto social network Instagram. Un video dove si è visto il giovane in macchina impegnato a fare il playback di una romantica canzone. Motivo per cui molte fan del dating show hanno subito pensato che quella melodia sarebbe potuta essere una dedica per la bella Sabrina. Sarà davvero così? E se fosse confermato, come potrebbe reagire la Ghio? Uomini e donne, Sabrina Ghio, la dichiarazione d'amore di Nicolò Fabbri. Sabrina Ghio, come detto precedentemente, ha fatto molto discutere nell'ultima puntata registrata di Uomini e donne per via della furiosa litigata che ha avuto con il corteggiatore Nicolò Fabbri. Tuttavia non sono certo stati gli unici ad aver creato scompiglio nello studio del dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi. Cos'altro è successo? Anche per il tronista Mattia Marciano non è certo stata una puntata facilissima. Difatti, una corteggiatrice ha ammesso di essersi sentita con il bel dentista di origini napoletane prima di partecipare alla trasmissione. A quel punto l'uomo è stato duramente attaccato dalla giunonica opinionista Tina Cipollari, la quale ha asserito senza tanti mezzi termini di essere molto delusa. Ovviamente, nemmeno a dirlo, Tina e Mattia Marciano hanno iniziato a litigare furiosamente, con scambi di reciproche accuse. Riuscirà il bel dentista di origini napoletane a far cambiare idea alla verace opinionista del popolare dating show di Canale 5? Oppure ci saranno nuovi scontri tra i due? Insomma, sembra davvero che anche i nuovi tronisti della trasmissione abbiano già fatto molto discutere. Ci saranno altri clamorosi colpi di scena? Per scoprirlo non resta che seguire il programma dal lunedì al venerdì alle 14:45 su Canale 5.